Il risotto alla milanese del Bœuf viene fatto in questa maniera: riso, zafferano, un pizzico di zafferano, vino bianco, un fondo di cipolla, del burro, del parmigiano e poi un brodo di carne, un buon brodo di carne. Noi usiamo riso carnaroli, medio, né super fino né fino, perché tiene la cottura, nel piatto risulta visibile, nel senso che comunque il chicco si vede, è un bel vedere. Prendiamo un tegame, si mette dentro un filo d'olio extravergine e della cipolla tritata. Quando la cipolla incomincia a prendere il colore si versa il riso. Dopodiché si aspetta che il riso incominci a tostare. Una volta comincia ad attaccare sul fondo, irroriamo con il nostro vino. Noi usiamo un vino spumatizzato perché con lo zafferano invita, nel senso un sapore che in bocca poi rimane. Dopodiché aspettiamo che il vino sfumi e intanto il riso lascia andare l'amido. Dopo che il vino è sfumato, cominciamo ad aggiungere poco alla volta il nostro brodo di carne. E mi raccomando che il brodo di carne sia caldo. Se è freddo bisogna aspettare che il brodo cominci a scaldare, per cui ci vorrà più tempo e intanto il riso scuoce, per cui sempre il brodo caldo. Dopo che abbiamo aggiunto il brodo, continuiamo la cottura per circa 16 minuti, sempre aggiungendo il brodo. A 5 minuti dalla fine della cottura si mettono i pistilli di zafferano, ma se si mette dall'inizio il riso prenderebbe anche dell'amarone. Quando il riso è pronto si spegne il fuoco, si aggiunge del burro e del parmigiano, si manteca, poi lo fuoco si continua a mantecare. Alla fine, prima di servire il risotto nel piatto, si potrebbe aggiungere mezzo bicchiere di spumante, come abbiamo messo all'inizio, perché aiuta a dare sapore, forza e corpo al riso. Quando il riso è all'onda, il riso oscilla come se fosse un'onda verso nel piatto.